Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Con la proposta della scorsa settimana di un'aliquota minima globale dell'imposta sulle società, Washington si è allontanata da anni di ortodossia economica che risale ai primi anni Ottanta e ha dato la priorità a una visione mondiale neoliberale. In mezzo ad una pompa del fine settimana che porta molte criptovalute più in alto, l'XRP di Ripple sembra aprire la strada con una spinta fino al 30%. La Cina ha inflitto una multa antitrust record di 2,75 miliardi di dollari a Alibaba Group Holding, dopo che i regolatori hanno determinato che il gigante dell'e-commerce aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato per diversi anni. La coppia sterlina-dollaro ha scambiato il laterale nell'ultima sessione. L'indicatore Heights Lows sta dando un segnale negativo. Bitcoin ha perso lo 0,3% nell'ultima sessione. La DIX si sta riscaldando ed è attualmente neutrale. This is the sound test for review. La coppia dollaro-yen ha scambiato il laterale nell'ultima sessione. L'indicatore Williams sta dando un segnale neutrale. La dichiarazione mensile sul budget degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 18, il Machine Tool Orders del Giappone alle 6, l'asta dei buoni di 3 mesi degli Stati Uniti alle 15.30. Il BRC Like for Like Retail Sales del Regno Unito sarà rilasciato alle 23.01, il conto corrente della Finlandia alle 5, il Money Supply M2 CD del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.